non possiamo credere che dopo questi 3 anni saranno stati spesi 4,4 miliardi di euro senza che alcun risultato veramente positivo sia venuto per questi disoccupati. E credete che noi abbiamo parlato con operatori del centro per l'impiego, con operatori dei servizi al lavoro. Non veniamo qua, diciamo, senza nessun criterio. Abbiamo parlato con tanti soggetti, anche non solo con i disoccupati, perché oltre alla spesa inutile c'è un'altra cosa estremamente grave, e cioè quella di illudere, di parcheggiare chi è disoccupato in una condizione in cui lui crede che sta facendo qualcosa di utile per se stesso, spera che sta facendo qualcosa di utile per se stesso, e alla fine si crea un'amarezza, una rabbia, e questo a cui deve rispondere anche l'assessore, che ora è vicepresidente e ha delle responsabilità nei confronti dei disoccupati e dei precari, dei lavoratori di questa città. Non può rispondere solo ed esclusivamente alle agenzie, alle aziende, alle multinazionali, al partito. Lei governa questa regione con il suo presidente Cirio, deve rispondere anche ai lavoratori e ai disoccupati, ai precari di questa città. Noi abbiamo qua tutte le mail che gli avremmo volentieri anche dato, se non fosse scappata via. Le avremmo date anche queste mail che le abbiamo scritte, forse non le rende. Gliel'posso dare direttamente. Sapete bene che c'è stata un'elezione in mezzo di confronto sul prossimo stop. Abbiamo chiesto già ben prima. Avuto. Abbiamo avuto un incontro non con lei, con il personale del suo assessorato. Certo, ma perché raccogliamo tutte le istanze. Va bene. C'era un mandato politico chiaro anche. Detto questo, stiamo riattivando le interlocuzioni con tutti. C'è una CRC che verrà anche convocata a breve da tutte le rappresentanze territoriali. Fatta quella, nell'ambito di quello avremo gli ulteriori incontri di declinazione. Ma noi abbiamo, perché abbiamo chiesto a lei, abbiamo parlato anche col Cirio, siamo riusciti a parlare anche di persona col Cirio. Allora, io, si può avere un incontro rispetto a queste problematiche? Sappiamo anche che al Consiglio Comunale, sappiamo anche che l'assessore l'ha mandato forse una richiesta, lì ci hanno detto, l'assessore del lavoro. Può essere, non può essere. L'assessore al lavoro faccia la sua parte su Torino, certamente. Che noi la facciamo in termini di Regione Piemonte. Detto questo, noi vi abbiamo già anche detto, ci sono una serie di opportunità, dalle accademie di filiera che hanno una formazione completamente gratuita, agli ITS in cui la Regione Piemonte è l'unica regione che non fa pagare un euro gli ITS, e formandosi sugli ITS e sull'accademia di filiera sono posizioni aperte richieste dalle imprese, che danno lavoro a tempo la maggior parte indeterminato. Di conseguenza non è che non vi abbiamo dato delle risposte, è che voi ne volete altre ancora, non si capisce bene quali siano. Ne vogliamo altre perché, signora assessore, ci sono 45.000 persone iscritte al centro per l'impiego di Torino Nord e Torino Sud. Noi abbiamo letto anche, poi a voi avete messo mano, ci sono arrivati un sacco di soldi, abbiamo letto anche quelli che sono i dati che pubblica la Regione Piemonte. Però il risultato non è soddisfacente, ma lo dico anche perché vengono spesi un sacco di soldi. Quanti di voi stanno frequentando un corso di formazione? Ma pare, noi, quanti, non solo noi, ma tutti quanti hanno frequentato l'Accademia di filiera. Tutti quanti, mi farete avere un elenco? Mi farete avere un elenco? Noi vogliamo un incontro con lei. Quindi non volete lavorare, volete protestare. No, allora vi abbiamo dato la soluzione. No, guardi, ne abbiamo parlato, vi dico che vi rincontriamo nel frattempo, verrete all'incontro con me, con l'elenco delle persone vostre che hanno frequentato i corsi dell'Accademia di filiera di e non hanno avuto soddisfazione. Ma l'Accademia di filiera sono un numero ovviamente ristretto di persone. Non è vero. Certamente, quanti corsi di formazione vengono organizzati? Ne siamo a 450. Noi abbiamo incontrato, le dico perché noi abbiamo incontrato. Evidentemente non avete dato le adesioni. A parte le persone, ma noi abbiamo un elenco di persone. Che problema ha a portarmi l'elenco di quanti di voi hanno frequentato i corsi di formazione? Noi abbiamo tutto un elenco di disoccupati. Ci vediamo con quell'elenco e ne riparliamo in un modo. Guardi, adesso le diamo un appuntamento con. Non ci faccio per cortesia tornare sotto. Lo avete avuto velocemente. L'abbiamo avuto un anno fa. Certo, poi
non avete di nuovo fatto quello che vi abbiamo detto e siete di nuovo qua a protestare in occasione di io lavoro. Non si può nascondere questo problema. Ma che problema stiamo nascondendo? Siamo in un salone, sono arrivata qua. Non stiamo parlando di una cosa, diciamo, astratta. Io mi pare di averle dato delle risposte. Mi le dia lei portandomi l'elenco delle persone che hanno frequentato i corsi dell'Accademia di Fiera. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Buon lavoro.